Allora, amici, vi faccio vedere perché qualcuno mi ha chiesto che applicazione uso per vedere i ruderi per trovare le zone dove andare a fare ricerca. Io, come ho già detto, fa uso Google Earth. Qualcuno mi ha detto che però anche con Google Earth non riesci a vedere i ruderi. Vi faccio vedere il rudere che ho trovato dove andremo domani. Qua è dove partiremo. Qua c'è tutto il tragitto che dobbiamo fare. Qua la strada gira qua, poi sale su, sale su, sale su. Quando siamo qui, vedete la strada che scende sotto e il rudere è qui a fianco. Vedete? Questo è il rudere, noi lasceremo la macchina qui, lasceremo la macchina qui e qua dietro dovremo avere questo rudere qui, da vedere se c'è qualcosa intorno, non so, qua non si capisce, però io i ruderi, vedete, li ritrovo così, quando cerco una zona dove c'è possibilità di trovare delle vecchie cascine come questa, io faccio passare la cartina così, pezzo alla volta, un pezzo alla volta, e comunque sia, quando lo trovo io riesco a vederlo, un rudere, riesco a capire che questo è un rudere. E poi da lì mi creo il percorso per arrivare al rudere. Ok ragazzi, questa è la zona dove andremo domani a scandagliare. Ok, ciao amici. Buongiorno amici. Allora, oggi sono un po' afono, senza voce. Allora, amici, oggi andiamo a fare un giretto di scandagliamento, sempre con il nostro disturbatore Aaron, la nostra regia. Oggi facciamo un giretto breve perché comunque ho trovato un rudere che dovrebbe essere dietro di me nel bosco, però mi sa che intorno non ci sia tanto da scandagliare, quindi non so se poi toccherà spostarci, ma poi vogliamo fare anche un'altra ricerca in più oggi, che è quella che poi farò vedere, perché sicuramente qualcosa riuscirò a far vedere. Quindi oggi facciamo una giornata di ricerca, di doppia ricerca, una con lo scandaglio e una poi la vedrete. Quindi amici, adesso noi ci inoltriamo nel bosco dove dovrebbe essere non troppo distante il rudere e ci vediamo al primo ritrovamento. Ciao amici! Rudere è lì, eh?
Allora, amici, qui abbiamo un primo segnalino. Come primo segnalino, come sempre, lo scaviamo, anche se non è che mi convinco tanto, eh. È un po' gracchioso. È un'ogiva. È un'ogiva. Sarà di qualche carabina da caccia. Bene. Secondo segnalino. Un'altra ogiva. Un'altra ogiva. Qua sarà rumenta. Un Tibet. Un piombo cinghialista, sì. Calibro 12, palla da cinghiale. Bossolo. Allora, amici, mi sa che cambieremo zona. E sinceramente lì quel rudere lì che avevo visto ieri dal satellite, speravo che ci fosse qualcosa intorno, qualche terrazzamento, invece è proprio in mezzo al bosco, c'è un po' lì intorno alla casa, ma come avete visto non è uscito niente, ci sono delle palle da cinghialisti. Quindi torniamo dal giocattolone, torniamo indietro e andiamo dove volevamo fare poi la seconda parte del video con un altro tipo di ricerca. Ho visto che qua non abbiamo trovato niente, faremo tutte e due le ricerche nell'altra zona, proviamole. La regia si concentrerà più sull'altra ricerca, anche se lasciamo perdere, eh? Però facciamo tutte e due le ricerche nell'altra zona,
Ok, dai, andiamo verso il biroccio. Andiamo. Amici, come vi ho detto prima, adesso svolgeremo la doppia ricerca e la doppia ricerca ha già portato un buon risultato rispetto alla ricerca di prima. Vi faccio vedere. Ecco cosa consiste la... Guardate cosa consiste la doppia ricerca. Questa è la seconda ricerca che faremo oggi. Visto che belli? Nel nostro territorio c'è tanto bosco che offre tanti frutti di questo genere qui, però se qualcuno fosse intenzionato a fare un giro nel nostro comune, mi raccomando, munitevi di tesserino, perché ci vuole il tesserino, altrimenti poi le guardie fanno la multa. Quindi ragazzi, adesso la ricerca si baserà anche su queste cose qua. Ragazzi, mi tocca tornare poi dove eravamo prima perché ci ho lasciato il coltello. Te lo scavo, porca miseria. Una fusione di piombo. Niente ragazzi, adesso stiamo... trovato questi terrazzamenti qua piccoli, non ho mai visto, non ho mai fatto. Intanto ci stiamo dirigendo verso un posto un po' più buono anche da fare la seconda ricerca. Quindi calma, con piano piano arriviamo a fare tutto, eh? Va bene, andiamo avanti. Acciaio, fatto così, cosa sia, non lo so. Acciaio? Coccio. Ah.
dei carbon, il carbone. Questa era qualche pezzo di una stufa? Deve essere. Posso? Ma questa è la guerra. La regia ha già fatto una faccia brutta, non so se il cacciatore dice della guerra. Vedete? Grazie che si riesca anche. Si riesca anche a vedere l'anno, ma. Ce l'hanno lì, ma non riesco mica a vedere. Vabbè, comunque queste dalla guerra è regia. Visto tutto? Visto, sei tutto come le bestie proprio. Ok. Un po' facevo. Mi sono emozionata. Brutto scherzo. Brutto scherzo. Questo target qui. Bello questo target qui, eh. Tanta attenzione. Cosa c'è sotto? Wow. Purtroppo è un po'. Togliamo e rimettiamo al suo posto l'accesso dove c'è tutta la. Troppo un po' mangiato, ma sano, giovane, bello questo qua, ragazzi, bello. Io secondo me un altro, oh. Va bene, amici. Adesso lo mettiamo nella. In genere io quando vado a funghi prendo la cesta, il cestino, però con tutto lo scandaglio, vanga, mi metteva male. Allora abbiamo portato la borsetta rigorosamente a rete, eh? Borsa a rete, non di plastica assolutamente, se no anche lì le guardi poi. Almeno qua si perdono le spore, escono. Questa borsetta in rete apposta per metterci i funghi che adesso porterà la regia, va bene. Questo è un bellissimo target, speriamo di trovare degli altri di questi target qui, può darsi. Adesso ci stiamo avvicinando ai posti toc. Ok, andiamo avanti.
Dove guarda la regia? Questa è una botteria. Aaron, vieni qui. Non so cosa sia precisa, sembrerebbe una votiva, eh? Guarda se si vede qualcuno, eh? Non si vede niente. Troppo pieno di terra. Si vede qualcosa, una votiva. Oh, finalmente. Come funghi, ragazzi, non sta andando tanto bene, eh? Ma è il posto quello che pensavo che trovare qualcosa. L'abbiamo guardato, abbiamo già passato e non è uscito niente. Boh. Pensavo che, visto che incomincia a trovarsi qualcosa, di venire qua e trovare qualcosa, invece no, sono rimasto fregato, ogni tanto capita. Va bene, adesso facciamo ancora un giro, vediamo ancora questi terrazzamenti qua, che avevo già fatti, però come avete visto questa votiva qua ce l'avevo lasciata. Andiamo avanti. Mollo, un sigillo? Deve essere un sigillo. Oh, un piombo. Allora, amici, anche oggi la giornata termina qui. È andata abbastanza bene, dai, niente di eccezionale, ma comunque l'importante è poter uscire, andare a passeggiare nel bosco, nella natura. Fa sempre caldo, però. Allora, faccio vedere cos'è uscito di spazzatura. Questi pezzi qua, sigilli, dei bossoli. Qua uno, gli altri sono tutti da cinghialisti, questo invece è dalla guerra. 42 mi sembra che sia scritto, sia del 1942. Dei cocci belli, la regia poi in resina. Niente, dei piombi, sempre delle ogive, quell'altra sarà rimasta nella porta, nella sacchetta. Vabbè, ho preso un po' quello che mi è venuto per primo. La spazzatura, questo lamierino qua d'acciaio fatto così, che non so neanche io cosa potrebbe essere. E poi di carino, di decente, è uscito decente, non è mal, ben presa neanche questa, non è proprio questa votiva qua, è da pulire, però c'è la piccagnolo rotto, è rotta anche lì, vabbè, qualcosa, almeno quello. E poi pensavo che anche di questi forse ci fosse qualcosa di più, ma si vede che nella zona dove siamo andati noi non è così tanto. Quindi,
cazzi, sono usciti questi nel secondo tipo di ricerca. Si vedono regia, sì. Sono usciti solo quelli lì, pensavamo che uscisse qualcosa di più, vabbè. Le mie aspettative erano più alte per i funghi. Quando ho sentito dire che si incominciava a trovare qualcosa, ho detto se andiamo lì qualcosa regia troviamo. Invece sì, qualcosa è uscito, ma boh, pensavo di più. Vabbè, va bene, va benissimo, dai, guardate. Va bene, va sempre bene, sempre bene. Quindi, amici, come sempre, io vi dico di iscrivervi al canale, di condividere i video, commentare i video, attivate la campanella così vi arriveranno le notifiche di quando uscirà un nuovo video. Disturbatore, regia, sapete il disturbatore? Guardate, Aaron. stiamo parlando, lui deve disturbare. Aaron, piantala. Vieni qua, dai. Vedete? Tre buche che poi devo chiuderle. Condividete i video, spargete la voce perché siamo quasi lì al traguardo dei 1000. Arriviamo al fatidico 1000 iscritti, che in regia siamo dati come obiettivo. Aaron, vieni qui. Vieni qui. Quindi, come sempre, vieni qui, stai qui. Carletto Metal Detector vi saluta. Aaron, disturbatore. Guardate com'è tutto sporco. Un maialino. Guardate, non devo fare il bagno, eh. Aaron vi saluta. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao. Seguite Carlet Metal Detector. Insieme alla regia, eh? Quindi anche Aaron vi saluta. La regia vi saluta. Vi saluta, vi saluto io, perché lei non vi saluta. Sì, vorrei far vedere la regia che mi fa i gesti. Cosa? E quindi ragazzi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Come sempre,